Quindi deve finire così. Oggi la coalizione dei governi riuniti ha cessato di esistere. Il presidente Prescott ci ha abbandonati molto tempo fa. Non possiamo più fingere di essere un governo. È iniziato tutto con le idee, quando sono apparse le locuste e ci hanno sopraffatto. Abbiamo provato a fermarle col martello dell'alba, bruciando le nostre città, uccidendo milioni di persone. Ma continuavano ad arrivare. I sopravvissuti al martello dell'alba, gli arenati, non volevano scendere a patti con un governo che sacrificava civili. Dopo ben 15 anni di lotta, abbiamo dovuto sacrificare l'ultima roccaforte umana, Hyacinto. Abbiamo distrutto la città e fermato l'esercito di locuste. La guerra era finalmente finita. Ridotti a profughi, trovammo un'isola remota dove ricominciare. Ma alcune cose non si possono ricostruire. I cuori spezzati, le anime infrante. Poi fu la volta di un nuovo nemico, anche peggiore degli altri, gli splendenti. Si stanno diffondendo su Sira, uccidendo qualunque cosa. Li abbiamo trattenuti quanto potevamo. Ormai siamo alle strette. L'unica speranza per noi è abbandonare l'isola e dividerci. Alcuni si stabiliranno sulle navi rimaste. Altri rischieranno e torneranno sulla terraferma. Buona fortuna, colonnello. Qui parla l'ex tenente Anya Straub. Passo e chiudo. Attenzione, prepararsi a lasciare il porto. Siamo tutti arenati ora. Jack, distruggi la porta! E tu che ci fai qui? Ti sto facendo uscire. Ecco, mettilo. Ti servirà. Potresti davvero finire nei guai per questo. Non più. Le cose sono cambiate. È tuo padre. Ha bisogno di te. Mio padre? È andato, Anya. È morto. No, è là fuori. Ha bisogno di te. Anya, aspetta. Che diavolo sta succedendo? Anya. Aspetta. Le locuste hanno fatto irruzione in casa sua e mi ha chiamato per dire... Marcus, per tutti i santi, ma che diavolo ci fate qui? Finirete per farvi uccidere entrambi. Forza, papà! Sono qui per portarti via! Devo salvaguardare la mia ricerca. Riesci a comprenderne l'importanza? Papà, resta al riparo! Cercate tutti un riparo, sparpagliarsi lungo il muro! Apri le scale! Attenzione, altri vermi! Abbatteteli! Dobbiamo dargli tempo!
Mio padre interessava solo il suo lavoro, la sua ricerca. Ha cercato di salvare il suo lavoro. Io ho cercato di salvare lui. Ho disobbedito agli ordini di Vanda. Stanno stando di guerra. Non potrei biasimarmi se finissi davanti alla corte marziale e mi condannassero. Devo salvare il mio padre. Non puoi salvare. Ascoltate! Marcus Fenix è guardia di turno a rapporto al CIC, subito! Ascoltate! Marcus Fenix è guardia di turno a rapporto al CIC, subito! Sì. Sì, ti ho sentito. Ehi, Fenix, cerchi Santiago? So io dove trovarlo. Rilevati Stalk splendenti! Squadra di reazione danni raccolta sul ponte! A tutto il personale! Stato di allerta 2! Grandioso! Ehi, Fenix! Siamo di nuovo in territorio Stalk! Credi che ne sia rimasto qualcuno vivo? Spero proprio di no. Ne ho già avuto abbastanza su Vectes di quegli sputapolipi. Sta attento, Fenix. Ci metto solo un attimo. Nessun problema. Forza, Dom, indossa l'armatura. Devo pensare al raccolto. Se non cresce, non si mangia, ricordi? Credo che i Ravanelli possano fare a meno di te per un po'. Ok, facciamola finita. Ponte 2, chiudete i portelli. Squadra danni sulla piattaforma. Raven in arrivo. E Raven torna indietro. Sam e Cole sono appena andati a cercare rifornimenti. Ma forse Baird ha dimenticato il portafogli. Quegli Stalk mi danno. Jace, abbiamo da fare. C'è un mare di Stalk là fuori. Ok, ok, dammi un secondo. Merda! L'avevo quasi presa l'altra volta! Sarà vecchia di 10 anni. Vomiterai anche le budella. Già, beh, è un prezzo che posso pagare. Ragazzi, CIC, ora. Parla il capitano Michelson. Siamo entrati nelle acque degli splendenti. Passiamo allo stato di allerta. Sono mie. Preparatevi all'azione. Almeno il vecchio non sottovaluta il pericolo. In troppi si dimenticano come siamo arrivati a questo. Occhio non vede, cuore non duole. Credi? Beh, non per me. Quegli esseri sono ancora là fuori. E io sarò pronto. Siamo in stato di allerta da 3 mesi. Niente poli. È finito il tempo di quella merda luccicosa. Dimmelo quando te ne troverai uno attaccato alla gamba. Sì, va bene.
Ehi, stai facendo il cruciverba? No, non proprio. Conosci le regole. Usa un altro foglio di carta. Rovinerai il divertimento agli altri. Rientro previsto in 5 minuti. Mettete in sicurezza il ponte. Tenente, spero sia una cosa seria. I Ravanelli avevano bisogno delle cure di Dom. Seria? Non credo. Più che altro scioccante. Indovina chi è tornato dal mondo dei morti. Vinco qualcosa se indovino? Il presidente Prescott. Sul serio? Vuoi dire ex presidente Prescott? Quello stronzo. È sparito nel nulla 18 mesi fa. Che si aspetta ora? Un tappeto rosso. Non vedo l'ora di scoprire. Nave da guerra Sovereign. Aspetta. KR01 chiede autorizzazione all'atterraggio. Un passeggero, presidente Prescott. KR01, qui Sovereign, autorizzazione concessa. Squadra in attesa sul ponte. Mi chiedo come abbia fatto Prescott a trovare un elicottero. Di sicuro non l'ha usato per andarsene. Non ha chiamato e non ha neanche mandato fiori. Chissà che stronzate ci racconterà. Prendo i popcorn. Cavolo, quegli Stalk prima o poi faranno dei veri danni. Lerch, via di qui! Sono dietro di te, Lerch! Ai posti di combattimento! Attacco degli splendenti a Trigordo! Specie non identificata! Non identificata? Un nuovo tipo di luccicosi. Il momento migliore per un debutto. Forza, gente, andiamo! Eccoli! KR01 Sovereign, atterraggio annullato. Attendiamo che il ponte sia sicuro. Pronti ad assistere. 01, chiudo. Sovereign KR01, potete atterrare. L'ascensore di prua è quasi pronto, restate in attesa. Ricevuto, Sovereign. Scommetto che si presenterà facendo finta di nulla. Dovrà fare attenzione a come parcheggia quel rato. Riceverà l'accoglienza degli arenati. Faremo a pezzi l'elicottero. Credi che sappia della caduta del COG dopo la sua scomparsa? Pensi che gli interessi? Presidente Prescott, benvenuto a ciò che resta del COG. Signori, risponderò alle vostre domande, ma più tardi. Devo vedere subito il colonnello Hoffman. Hoffman ci ha lasciati da tempo, come lei, presidente. È morto? Se n'è andato per portare dei civili ad Ambitgate. Ora l'ufficiale più anziano è il capitano Michaelson. Non che sia rimasto granché da comandare. Allora farei meglio a parlare con il prode capitano. Ho una missione per lui. E, sergente Phoenix, dia un'occhiata a questo. Spero non sia la lista della spesa. Vediamo di che si tratta. Ma chi cavolo si crede di essere, quello stronzo? Prescott scoprirà che un ex presidente non conta un cazzo per Michaelson.
Ai posti di combattimento! Che succede? Gli splendenti hanno abbordato la nave! Ci attaccano! Oh merda, attaccano a ondate! Forza gente, prima ci liberiamo di quelle cose, prima torniamo al CIC e scopriamo perché è importante quel cazzo di disco. Idiota che non vedeva l'ora di vedere con le mani. Le disgrazie non vengono mai sole. Andranno bene. Buona idea. Andiamo su e scopriamo cosa c'è sul disco. Ci siamo! Marcus, se ricevi questo messaggio, se sei ancora vivo, ho bisogno del tuo aiuto. Questa Oddio. Volta si tratta di una Marcus. Cosa seria. È tuo padre! Già, l'ho notato. È complicata e io Aspetta, non ho tempo. Ma io pensavo... Lascia stare. Le locuste mi tengono prigioniero. Ho scoperto una soluzione al problema degli splendenti. Credono di poterli usare per uccidere anche gli umani, ma non capiscono. Marcus sa degli splendenti. E sembra più vecchio di quando... Di quando l'abbiamo visto morire. Lo so. Se è ancora vivo, devo trovarlo. Si può sapere quando è stato registrato? Non c'è codice d'aria. Aspetta. Non capiscono che questo non salverà le locuste. Si resta morendo, Marcus. Il pianeta è infetto. L'Emulsion lo sta uccidendo. È sempre stata colpa dell'Emulsion e io posso fermarlo. Ora mi è tutto chiaro. Ho cercato di contattarlo durante questi anni, ma mi hanno tenuto. Dannata macchina! Baird non c'è mai quando serve. State pronti! Preparatevi per l'impatto! Riuscirò a decodificare il resto del disco, Marcus. Lo troveremo. Forza! Tutti fuori! Finiamo quei pezzi di merda! Presidente che parla. Ora vorrà il caffè. Sono sotto attacco nella cabina del capitano. Michaelson è ferito. Non posso farcela da solo. Richiedo assistenza immediata. Prescott, qui è Phoenix. Tieni duro, arriviamo. Forza, muoviamoci. Dobbiamo raggiungerlo. Prescott non può farcela da solo.
arrivati sotto coperta. Presto, tutti giù. Presto, sgombrate il ponte! Via di qui! Via, via! Infezione curata! Pronti, mi avete rovinato i pomodori! Fermiamoli prima che vadano sotto coperta! Dobbiamo aiutare Prescott! C'è qualcuno vicino ai comandi dell'ascensore! Azionatelo! Ricevuto, Phoenix!
così. Vuoi morire? Fresco, se tieni giù quella cazzo di testa! Collare! Perché no? Trova qualcuno che lo faccia! Ah, benissimo. Resta in attesa. Michaelson è fottuto. Phoenix, dirigetevi all'hangar. Elicotteri sotto attacco. Dobbiamo farli decollare, subito. Sei ferito? Sì, ma io... Allora resta qui e non muoverti fino al nostro ritorno. È chiaro? Cercherò di non farmi ammazzare. Sergente. Ecco, bravo. Non sono un tipo loquace, ma quando torno, noi due dobbiamo parlare un po'. Ora ci occupiamo degli elicotteri, poi torniamo ad aiutarti, d'accordo? Dovevamo legarlo a un tubo, nel caso tentasse di sparire di nuovo. Senza il suo elicottero non va da nessuna parte. Delta al ponte hangar, unità KR, c'è qualcuno laggiù? Dobbiamo far decollare quei Raven. Delta qui KR03, il mio elicottero è stato attaccato, l'equipaggio è morto, mi serve aiuto. Tieni duro, stiamo arrivando. Ah, merda, sentito, sembrano altri porti. Oh, merda, sono delle condutture. Fateli fuori! C'è un pilota che ci aspetta! Sei ancora lì? Non sono ancora morto, se è questo che vuoi sapere, sergente. Giusto per sapere. Non vorrei rischiare di perderti di nuovo. Ci siamo quasi. Dobbiamo solo attraversare la cambusa. Sono molti uomini. I due Raven non possono ancora decollare. Ok, ce ne occupiamo noi. Thank you.
forza, portiamo l'elicottero fuori di qui! L'ufficiale del ponte è morto, non possiamo accennare l'ascensore! Pensa a far decollare quel Raven, ci occupiamo noi dell'ascensore! D'accordo, grazie Felix! Piccolo ritardo, 01, prima dobbiamo eliminare quei mostri! Presto, alla cabina di comando. Eu, ne resta un altro. KR-03, siete pronti al decollo? Sono bloccato nella zona 3, mi servirebbe una mano. Tieni duro, stiamo arrivando. Andiamocene, saremo il vostro nuovo equipaggio. Ottimo, azionate l'ascensore non appena accendo i motori. Attenzione! Porca puttana! Che diavolo è qui? Non è una storia. Attenti, sta tornando! È un fottutissimo Leviatano! Forza gente, diamoci da fare! Quel mostro del cazzo prima di subire altre perdite! Troviamo i comandi dell'ascensore! Splendente! Grande. Avanti, tutti sull'ascensore!
C'è puzza di fumo. Pronti per l'evacuazione! Tutto il personale non essenziale si rechi subito alle scialuppe di salvataggio! Ripeto, pronti all'evacuazione! Non mi piace per niente. Il ponte è in fiamme! Dobbiamo spegnere l'incendio! Se si propaga, perderemo il carburante! Trovate una valvola e attivate le pompe! Altre due! Attenzione, altri splendenti sul ponte! L'incendio, perderemo tutta la nave! Mano agli estintori! Non ha colto il suggerimento. State tutti bene? Deve essere la sala macchine. È un miracolo che siamo ancora vivi. Marcus! Wow! Accidenti, che razza di mostro orribile! Cole, la vedi questa merda? Baby, abbiamo i posti in prima fila! Stiamo attraversando il ponte sopra la nave! Riesci a uccidere quella cosa da dove sei? Beh, da un punto di vista puramente scientifico, credo che dovremmo fargli saltare le cervella. Via Baird di inventarsi qualcosa. Presto, dobbiamo tornare al ponte di volo. Tutte le scialuppe lanciate! Ripeto, tutte le scialuppe lanciate! Da questa parte, passiamo di qui. Attenzione! Sta sfondando il ponte! Splendente!
sopra prima che torni quell'affare. Marcus, mentre voi facevate una pausa, il genietto biondo ha avuto un'idea. Se attirate quella bestia a pompa, si becca un bel mal di testa. Gli animali mi adorano. Resta in attesa, Cole. Serve uno sprone più grosso. Usiamo i due Silverback della zona di manutenzione. Siamo in due Silverback nella zona di manutenzione. Ok, i due Silverback sono in quell'area. Apriamo le porte. Qualcosa.
se non ti sbrighi dovrai raccoglierci con un cucchiaino. Trovate un posto dove ripararvi se non volete finire in quella brodaglia luminosa.